Tre ore di emozioni, colpi di scena a ripetizione e poi lieto fine. Neppure con lo sceneggiatore del suo migliore film, De Laurentiis sarebbe riuscito a concentrare tanto pathos in una sola serata. La forza di volontà dei 60.000 che hanno affrontato nei giorni scorsi code di ore per assicurarsi un biglietto per Napoli-Juventus, terzo turno di Coppa Italia, è stata premiata con spettacolo e sensazioni forti. Prima il gol di Chiellini, troppo solo davanti a Jezzo, poi il pareggio di Bucchi, assistito dallo scatenato De Zerbi. In calcio al vantaggio azzurro c'è la doppia firma di Birindelli, che scivola nel momento sbagliato, e di Calaiò, freddo davanti a Buffon. Il Napoli resiste al ritorno della Juve fino al 34esimo del secondo tempo, quando Del Piero si ricorda che il San Paolo è il suo stadio fortunato. Il colpo a girare che beffa Jezzo vale i supplementari, che le due squadre giocano in 10 per l'espulsione di Camoranesi prima e Grava poi. L'overtime è il regno di Pinturicchio, di fronte non c'è la Germania, ma il minuto è lo stesso, 119esimo, 3-2 per la Juve. Sfinito dalla tensione anche il San Paolo applaude come a dire va bene anche così, e invece no, perché Cannavaro Junior si inventa la giocata della vita. Rovesciata contro la Juve a tempo scaduto, quante volte l'hai sognato? Migliaia di volte, ragazzi. Oggi si è avverato e quando i sogni si avverano uno può immaginare la contentezza. Si va ai rigori, il primo juventino è tra lo stupore generale Buffon, palle alle stelle, più preciso il Napoli, l'errore decisivo è di Balzaretti. A Napoli esplode la festa, la Juve dice addio alla Coppa Italia e alla possibilità di tornare in Europa. De Zerbi si allarga, non trova lo spiraglio giusto, prova ad andare da solo, cerca il triangolo, gli riesce con Grava, ancora De Zerbi, prova ad entrare, dentro c'è Bucchi! Ed è di Bucchi il primo gol del Napoli! 1-0, parte con Bucchi! Si può anticipare il suo uomo in mezzo all'area. Magia di De Zerbi sulla destra, Eti ne ha messi a segno 30. Ha debuttato in campionato con il Napoli anticipando Valdés e battendo Avramov, 1-0 per il Napoli. Eh sì, qui c'è stato però, come abbiamo visto, una grande dormita dei difensori del Treviso, che a parte la posizione Grava ha servito dentro, adesso era De Zerbi, non ha capito subito. Un gol incredibile Grava, pasticcio del Treviso, 2-0 per il Napoli. Sì, ma Grava ci ha creduto in questa situazione che si è creata, quella del Treviso. Era normale che se non la butti fuori è chiaro che aspetti il portiere che esce. Lui ha creduto in questa situazione, in questo equivoco, è andato un rimpallo e ha fatto gol. Rivediamo l'errore da parte di Giuliatto che aspetta l'uscita del portiere, Grava in scivolo. Bucchi contro Avramov. Dondarini è pronto a fischiare. La rincorsa di Cristian Bucchi. La conclusione e la rete, 3-0 per il Napoli, la doppietta di Bucchi, è un super Napoli. E qui lo possiamo rivedere, fa i passettini corti, poi abbassa la testa e tira forte. Massimo Golini, Massimo. Evidentemente Calaiò non se l'è presa male perché è stato uno proprio... Attenzione De Zerbi, dentro! E la respinta da parte di Valdés, che finale di partita, dalla buona! Mamma mia! Che partita a San Paolo, che Serie B, amici! Della Bona ce l'ha nel suo DNA, lui non ci ha pensato due volte, ha visto scendere questa palla e di sinistro ha calciato al volo, ha trovato la porta e ha trovato questa palla che è andata a piedi palla, niente da palle per Avramo. Mamma mia che gol! Lancio lungo, adesso De Zerbi, la mette giù, ancora De Zerbi, cerca il dribbling, palla buona per Calaiò, posizione regolare, Calaiò, cerca il dribbling, Calaiò, la porta è vuota, Calaiò, è il primo gol di Calaiò nel campionato del Napoli, il pareggio immediato degli azzurri, c'è la sua... Il portiere del Piacenza non ha potuto sicuramente niente. Se lo meritava Calaiò, dopo la splendida girata di poco fa, cosa ha fatto De Zerbi? È stato bravissimo perché ha visto al limite proprio del fuorigioco Calaiò, il quale ha superato veramente la grande Coppola. Coppola non ci poteva fare niente. Un'altra magia di Del Zerbi, sempre più uomo assist dopo le due perle di sabato scorso contro il Treviso. Quest'altra apertura davvero straordinaria, dentro per Calaiò, dribbling secco a Coppola e il pareggio di un Napoli che...